Questo è il mio paese. Mi chiamo Chiara e faccio la fotografa. Abito qui da quando sono nata. Mio nonno faceva il fotografo, era l'unico nel paese. Faceva le foto per le ricorrenze o per spedirle ai parenti all'estero. Ne conservo ancora alcune nel mio laboratorio. Sono belle, vere, preziose. Ora non esistono più. Sì, certo, le faccio in matrimonio, ma non è la stessa cosa. La gente è finta ora. Si atteggia quando deve fare una foto. Per questo ho cominciato a capire che l'unica cosa che potevo fare, che mi dava gusto, era rubare. Rubare pezzetti della vita della gente attraverso le foto. Questo è il bar dove vado a fare colazione. Anche mio nonno ci veniva. Naturalmente non c'era Ilaria al bancone. Il proprietario è vecchio e ha assunto lei per occuparsi del bar. Ilaria lavora qui tutto il giorno, ma intanto studia per laurearsi a giurisprudenza. Vuol fare l'avvocato da grande, così dice. Questa è la mia amica Nadia, che è fissa qui quando non lavora all'asilo. Sono amiche per la pelle. Questo qui invece è Giuseppe. Ha un'azienda di non so che cosa. È innamorato di Nadia, tutti lo vedono, ma solo lui sembra non vedere che lei proprio non lo considera. Questa qui invece è Joelle. Non credo si chiami così perché è italianissima, ma viveva a Parigi. Si dice che facesse l'accompagnatrice. Poi è finita qui, chissà perché. Dicono che sia molto ricca. Passa ore in questo bar e poi fa lunghe passeggiate, sempre sola. Lui si fa chiamare Mike Case, è un militare. Io però lo conosco bene perché è appassionato di informatica e mi aggiusta sempre il computer. Si allena in continuazione, corre su e giù per la scala del paese, quella che porta al faro. Prima era solo a correre su quelle scale, ora incrocia sempre lui, Martinez. È spagnolo, pare. È uno sportivo e si allena per una gara importante. Ma per ora sta cercando lavoro. Quella che si vede là in fondo è Viola. Viola la conosco da quando ero piccola. Se n'è andata per un po' dal paese, ma poi è ritornata, sola. Credo non se la passi bene. Ho pensato che dovrei aiutarla, ma in fondo credo voglia stare da sola. Non è un buon segno che spesso io la veda parlare con EasyT. Lui dice di essere un rapper, ma di certo non è famoso. La cosa certa è che lavora per la banda che io chiamo del Bronx, Joe James Leboschi. Non credo si chiamino così, ma si sono sempre fatti chiamare così fin da ragazzini. Perciò non so come si chiamino davvero. Ne so come facciano a guadagnare tanto con i due locali che gestiscono, un negozio di tatuaggi e un pub. Joe credo sia il capo della banda perché non si vede mai. È sempre nell'ombra. James gestisce il pub con la sua fidanzata, Pamela, e le sue amiche, Ivana e Natasha. Pamela lavorava con Ivana e Natasha prima di venire qui. Credo facessero qualcosa di poco raccomandabile. Poi ha conosciuto James e le cose sono cambiate. Pare che Pamela abbia chiesto a James di portare anche le sue amiche a lavorare con loro. Pamela fa anche un altro lavoro, organizza matrimoni, è molto brava. Lo so perché lavoro spesso con lei, mi chiede di fare il servizio fotografico. Queste due sono nuove in paese. Stanno chiedendo informazioni in giro per aprire un negozio, di abbigliamento, credo. Julie mi ha chiesto di loro. Julie fa la sarta e sta cercando lavoro. Viene spesso da me. Fa delle belle foto. Fotografa tessuti, oggetti, piante, paesaggi. Sono molto belle. Non fotografa mai persone. Chissà perché. Vorrei avere il coraggio di chiederglielo un giorno. Questa qui è Vanessa. Ha sempre voluto fare la stilista. La conosco, anche lei da quando siamo piccole. Mi ha mostrato le sue collezioni. Non sono male, ma per ora non riesce a viverci. Anche Beatrice la conosco da una vita. Faceva la bagnina nella piscina del paese. Ora la piscina ha chiuso per la crisi e lei sta cercando lavoro. Viene spesso al negozio perché è amica di Emily che lavora da me. Emily fa le pulizie per me e per altri uffici, ma so che le piacerebbe fare la fotografa. Mi chiede sempre di fermarsi in laboratorio mentre lavoro. Questo invece è Enzo, il mio amico del cuore. Non so dire da quanto. Credo giocassimo insieme già dall'asilo. Enzo è un poeta, ma come si fa a campare scrivendo poesie? Ha trovato lavoro all'autogrill, pulisce i bagni. Dice che è un bel modo per studiare le persone. Arriverà la fine, ma non sarà la fine.
Quando ti guardo in una fotografia mi sento fuoco che mi sale quella. Ma solo questo? James, c'è crisi. Ma per la roba non c'è mai stata crisi. Piuttosto che la tipo, come è andata ieri sera? Lo vuoi sapere? Non lo so, Pamela non lo sa. Pamela deve solo ringraziare. Joe, ehi Joe, eh? Ma che abbiamo fatto dopo ieri? Non ricordo. Ma come non ti ricordi? Ma vaffanculo. Che cazzo facciamo qui? Andiamo. Ma tu te ne sei andata nonostante tutto. E poi tu non mi hai dato niente. Se fosse sì, pronto? Cosa è successo? Arrivo subito. Ciao, scusi. Niente, non te l'ho sentito. Mi dai una coca? Sì. Non c'è Nadia oggi? No, lavora. Di pomeriggio. Oggi sì. Cosa stai studiando? Diritto. Quant'è? 2 euro. Non ce li ho, te li posso portare la prossima volta. Sì, sì. Quando viene Nadia, dire che sono passato. Salutamene e basta. No, dire che sono passato. Ecco Giulia. Grazie. Un giorno mi piacerebbe sapere. Oggi vado a fare un colloquio. Ah. Per il nuovo negozio. In bocca al lupo. Grazie, speriamo. Si dice crepi. Come? Crepi, il lupo. Meglio che crepi lui che... Cosa c'è che non va? Che ne so, si è bloccato tutto un'altra volta. Ah. Fa tutto il lavoro fermo. Fammi vedere. Perché se devi essere la mignotta la giro in posto. Se c'è una scritta. Non sai come fare. Se me ne sono. Si stanno aprendo lì? Non lo so. Si danno un tono però. Non lo so. Sono di Milano. Sta vendo. Oh tu! Vieni qui! Ti mangiamo mica! Vogliamo solo chiederti una cosa! Vieni guarda, qui! Guarda che lupo non ti mangia! Voglio sbidire la mamma! Vieni qui! L'abbiamo fatto paura. Quella c'ha dei problemi. Perché tu non ce li hai. Dove vai? Devo passare un attimo da casa. C'è da pulire il locale oggi. Lo so, posso venire un po' più tardi, poi pulisco. Va bene. A dopo. Buongiorno. Chiara? Non c'è Chiara? Chi sei? Sono io, sto sistemando il computer. Piacere, My Case. Come? My Case. Ah, io devo pulire, spero di non disturbarti. Fai pure, ho quasi finito.
quant'è che lavori qui? Da 2 anni. Non ti ho mai vista. Perché vengo sempre più tardi di solito. Ma oggi ho chiesto a Chiara di venire più tardi, di venire prima perché ho da fare dopo. Ah, ecco. Qualcuno ha fatto casino con la stampante qui. Ah, sì? E si è impallato tutto. Adesso ho sistemato. Te ne intendi molto di computer? Abbastanza. Lo fai di lavoro? Non proprio. E cosa fai? Sono un militare. Davvero? Ti fa ridere? No, no, è che non ho mai conosciuto un militare. Vado. Dì a Chiara che è tutto a posto. Va bene. Mike, scusa se ho riso. Non ti preoccupare. Se devi fare qualcosa con l'altra stampante, chiamami. Così ti spiego come si fa. Che lavori ha fatto in precedenza? Ho fatto rifinitore di vestiti. Sa parlare lingue straniere? Arabo e francese. Inglese? Scarso. Questo riso è sparito nel nulla, come te che ieri c'eri. Avrei bisogno di una collezione primaverile e un'estiva. Stiamo aprendo un nuovo negozio. Che c'entra la porta? Dire vivo di regali è d'amore, ma tu. Buongiorno, sono qui per un po' di a voi. Che ruolo vorrebbe ricoprire? Sono un assista, ma con la crisi non ho trovato lavoro, quindi mi servirebbe un posto di lavoro. Cosa fai nel tuo figlio? Mi piace fare shopping. Ho un catalogo da farci vedere? Sì. Amore impossibile, amore incredibile. Senza di te io adesso proprio non riesco a vivere. È difficile trovare modi per non poterti amare. Sono le sue opere queste? Sì. Bello. Molto bello. Potresti aggiungere una nuova collezione? Certamente. Ringrazio davvero. Arrivederci. Custode, prego, non te ne andare. Vederti, andare via, mi ha commosso la mia vita. Vuole seguirti un'altra volta, recuperare la tua scia. Tanto bocca. Sei sicuro di metterlo dietro? Si mette, non si vede però. Quella nuvola prende fuoco del tuo viso e mi rendo conto di quanto è bello il tuo sorriso. Tristo, allegria. Questa è la. Buongiorno. Buongiorno. Ho saputo che state cercando il personale. Bene, vediamo il curriculum. Vedo che lei fa la bagnina. Quanto tempo le occupa questo impiego? 4 ore giornaliere. Quindi se ad esempio io bisogna la domenica pomeriggio, che il negozio è molto affollato, lei non è disponibile? No, domenica pomeriggio non lavoro, quindi sono libera. Che lavori ha fatto in precedenza? La cameriera e il bar era molto grande. Come me non lavora più lì? Perché per sbaglio ho versato il caffè da San Clint. Buongiorno, piacere Martinez. Buongiorno, si accomodi. Portate un mio curriculum perché ho visto che state cercando il ragazzo immagine. Che cosa li fa credere di essere la persona giusta? Che sono sportivo, bello. Sicuro che non state scrivendo qualcun altro? Ok, continuiamo. Il personale? Non è un granché, bisogna accontentarsi. Quindi lui ha capito dove deve mettere i cartelloni? Solo per lui. Hai capito? Sì, sì. Devi metterli ovunque. Ok. Attacca lì. Quindi. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo.
fare un gesto, per favore? Sì. Grazie. Ma hai saputo? Cosa? Che hanno... stanno aprendo un nuovo negozio. Dove? In centro. Di cosa? Non lo so. La bolla mi sta arrivando in tanti dietro, da basso. Ok. Ciao. Mi dai una coca? Sì. Con rum. Fai in fretta, con Mercedes in seconda fila. Sì, arriva spostato. Ho comprato una macchina nuova. Davvero? Sei un Mercedes nero. Interessante. Vuoi venire? No, grazie. Comunque la tocca te la pago domani. Ciao. Facendo una ricerca sui vari prezzi e un itinerario da fare una volta arrivata a Londra. Anche a me piacerebbe cambiare ambiente e andare a vivere a New York. Perché vuoi andare proprio in Inghilterra? Oh, ma ci sei? Scusatemi, io... Sto aspettando la mia nuova collezione da Milano. Comunque ho guardato i prezzi, devo mettervi ancora un po' di soldi. Bene? Sì, sì. Parti troppo veloce. Devi riscaldarti prima. Sì, lo so. Va meglio? Non ho fiato. È che è ripido qui. No, non è quello. Settimana prossima una gara, se non mi classifico è un casino. Guarda, se fai questa, fai quello che vuoi. Sì, grazie. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Volevo. Ma che sono in ritardo. Sei in ritardo. Scusate. La prossima volta avverti. Se permetti me la occupo io. La prossima volta avverti. Sì. Hai le scarpe sporche. Scusate, vado a lavarle. Siete in ritardo, ragazzi. Scusa. Il vostro primo giorno di lavoro. Andate a cambiarvi. Veramente noi siamo così. Non abbiamo il cambio. Te l'avevo detto io che qui c'è gente un po' così, ma tu sei voluta venire lo stesso. Va bene, andate. Com'è che non abbiamo saputo niente? Non lo so. Bisognava saperlo. Ma sì, chi se ne frega, tanto è un negozio di vestiti. Ma che cazzo vuol dire cosa ce ne frega? Di tutte ce ne deve fregare. Che ne sai cosa fanno quelle lì? Non hanno proprio l'aria. Perché noi ce l'abbiamo. Domani andiamo a controllare. Dov'è Gio? In Svizzera. Torna stasera. Perché? Che ne so. Ma sono fatti tuoi. Ciao Ivana. Ciao. Cos'hai? Ci sto stare.
una giornata di merda. Cos'è successo? Gli sposi non hanno fatto altro che lamentarsi. Qui invece? Puoi immaginare. Arriva sempre in ritardo, sta già al telefono e tutto va di crisi. Ti parlerò con Jake. Ma tutto qui questa sera. Perché? Ci sono solo 200 euro. Sei sicura? Emily? Sono qui. Scusa se ti ho disturbato. Non ti preoccupare. Non c'è Chiara? No, è uscita. Non volevo fare casino come l'altra volta. Cosa devi stampare? Questo. Ah. Era così semplice? Ma non si sa come fare. Allora la prossima volta posso farlo da sola. Ma Chiara lo sa che vuoi andare in Inghilterra? È solo un'idea per adesso. Cosa vorresti fare lì? La fotografa. Perché non puoi farla qui? Perché lì posso provarci almeno. E qui no? Qui posso fare al massimo le pulizie. E quando vuoi partire? Non lo so. Vabbè, non sono fatti miei. Ciao. Grazie, scusami. Se hai bisogno di me, chiamami. Sì, anche tu. Quando ti guardo in una fotografia mi sento vuoto, che mi sale quella nostalgia che ti prende il cuore, te lo strizza anche se il tuo cuore in fondo è stato più falso di una bugia. Ti piace questo tesoro? No. Posso aiutarvi? Ci può portare qualcosa di bello, per favore? Scusate, posso aiutarvi? Sei tu il capo? Grazie Denise, faccio io. Sei tu il capo qui? Sì. Tu? In cosa posso aiutarvi? Vorrei qualcosa di bello per lei. Certo, cosa esattamente? Le scarpe col tacco. Belle però, sennò mi incazzo. Certo. Esagerare, James. Deve capire con chi ha a che fare. Non mi sembra una di cui preoccuparsi. No. Andiamo? Volete provarle? No, no, non sono quelle che cercavamo. Ma se non le ho neanche viste. D'accordo. Scusi lei. Lascia stare. Arrivederci, grazie. Ha rubato. Se li fermavi era peggio, non ci mollavano più. Ricordati che devi parlare a Natasha. Non dirmi quello che devo fare. Domani lo faccio. Hai visto che regalo che mi sono fatta? Brava Ivana. Con la piattina non si è accorta di niente. Scusate, devo andare via un attimo. Ti è caduto questo? Pensavo ti servisse per... Scusa. Te l'ho già detto che ci divertiremo un botto col locale. Ti ho già detto di no, Giuseppe. Ma perché no? Perché no? Faremo un figurone con Mercedes. Non ce l'hai Mercedes? Sì che ce l'ho, non l'hai vista l'altro giorno. Non è il tuo, te l'hanno prestato. Cosa c'entra? Tanto lo prendo tra poco. Sì, sì, vabbè. Cosa credi, che non me lo posso permettere? Sì, vabbè, ciao. 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 Posso aiutarti? Sì, avrei bisogno di un rullino. Sì. Grazie. Ma ti ricordi chi sono? No, chi sei? Chiara. Andavamo a scuola insieme. Eravamo anche compagni di banco. Chiara, sì, ora mi ricordo.
Come stai? Dove sei finita in questi anni? Ho avuto problemi di salute e sono tornata per risolvere le questioni. Te la ricordi la maestranza? Sì. La tua famiglia come sta? Sì, bene. Lei ha 20 euro da prestarmi? Eh? 20 euro da prestarmi. Fine settimana ti riporto. Canzone. Io mi tengo stretto a me quella convinzione che non... Siediti. Allora? Quanto ti serve? 50.000. 10 anni. Cosa vuol dire? Che ce li puoi ridare tra 10 anni? Sì, non c'è problema. Nel frattempo devi lavorare per noi. Cosa devo fare? Qualsiasi cosa ti chiediamo, soprattutto consegne o altro. Sì, non c'è problema. Qualsiasi cosa. Ma me li date subito? Domani, in contanti. Ci sto. Sì, dimmi. Va benissimo. E se non obbedisci, sei morto. Quello è il mio posto. Scusa, è che di solito vengo qui a scrivere. Io non ti preoccupare. Va tutto bene? Domani compro la Mercedes, hai capito? Non ci credevi, eh? Non mi hanno ancora chiamato da Milano. Forse non ho ancora avuto tempo di guardare. Ma sì, loro fanno sempre così. Sono belle. Non molto. A me piacciono. Devo andare adesso. Dove vai? Al lavoro. Cosa fai? Vuoi saperlo? Io lavoro nel locale. Io pulisco i cessi all'autogrill. E ti piace? Perché non puoi fare qualcos'altro? Sei uno che sa scrivere. Appunto. Puoi fare lo scrittore? Lo faccio, ma non ci mangio. Vado allora. Puoi stare al mio posto, se vuoi, quando non ci sono. Grazie. Non t'ho chiesto come ti chiami? Sara. Ma non era Natasha? E allora perché me l'hai chiesto? Perché non volevo che sapessi che lo sapevo. Eh? Lascia perdere. Come lo sai? Vengo al locale. Vieni al locale? Ogni tanto. Non ti ho mai visto? Succede sempre così, con me. Non volevo dire questo. Lascia stare, evitiamo il momento patetico. Vado. Ciao. Ciao.
Quando è l'esame? Dopodomani. Ce la farò mai. E non c'è nessun altro che può stare qui al posto tuo? Chi? E poi bisogna dei soldi. Ciao. Un caffè? No, hai qualcosa da darmi? Tieni. Però non... Poi ti ridò. Chiara? Non c'è. Emily? Sì. Ciao. Ciao. Hai deciso quando partire? No. Devi stampare qualcosa? No, grazie. E quando torna, Chiara? Tra poco. Io ci ho vissuto in Inghilterra. 2 anni. Perché sei tornato? Beh, non volevo dire questo. Cioè, sono contenta che tu sia tornato. Volevo dire... Ho capito. Non è un granché in Inghilterra. Ciao. Ciao. Ma tu sei sempre qui? Ciao. È mattina presto? Sì. Vuoi sederti? Quello è il tuo posto. C'è spazio. Tutta una merda. Dici in generale o nello specifico? Ecco, questo per esempio. Non rispondi? Non ho voglia. Se tenere un segreto. Ma allora quando parti? Non ho ancora deciso. Cosa ci fate qui? Vuoi venire un attimo in ufficio? Allora? Che succede, Natasha? Perché? Come perché? Hai qualche problema ultimamente? No. E allora perché fai così? Così come? Chi era quello? Nessuno. Ma che cazzo dici? Basta, Pamela. Non vogliamo casini, capito? È un problema se vedo qualcuno? Sì. No. Basta che sia gente per bene. Preoccuparti, posso andare adesso? Sì. Come sì? Basta che non fai casino al locale, d'accordo? D'accordo. La finisci così? Non è stata lei. Come lo sai? Lo so. Chi è stato allora? Adesso compare quello? Chi vuoi che sia? Con quella faccia da... Non è stata lei. È da una settimana che spariscono soldi dalla cassa. Sarà stata quell'altra. Tanto a te che te ne frega, i soldi li porto a casa io. Cosa? Con il locale non facciamo neanche la metà di soldi che porto a casa. Il lavoro sporco, eh? Chi è che lo fa? Io almeno faccio lavoro legale. Stai zitta, Pamela. È la verità. Devo ricordarti dove saresti tu, eh? Senza i miei soldi. Tu e le tue amiche. Con che soldi li mettevi su le tue minchiate, eh? Voglio sapere perché non ci sono. Te l'ho già spiegato che arrivano domani. Mi avevate detto oggi, li voglio oggi. Calma. Che succede, carissimo? Questo qui, mi ha detto che i soldi oggi non me li potete dare. Come mai non ci sono? Abbiamo avuto un piccolo ritardo con i trasferimenti, ci dispiace. Cosa vuol dire? Che li avrai domani. Non è possibile, hai capito? Io ho detto oggi, li voglio oggi. Adesso stai zitto ed esci di qui. Altrimenti i soldi non ti serviranno più, chiaro? Cosa vuol dire? Vieni. Cosa vuol dire? Vieni.
capito cosa devo fare. Ne avevo tenuti 100.000 per l'emergenza, non ci sono più. E dove erano? In cantina, al solito posto. Certo, lo sapevamo tutti, anche Natasha lo sapeva. Oggi non ho potuto comprare il Mercedes perché non ho avuto tempo, ma domani lo compro, hai capito? Cosa stai facendo, cazzo? Sei calmo. Vai via. Con le scaldate. Vai via, ho detto. E se ti rivedo ti ammazzo, hai capito? E tu? Cosa pensi di fare? Pensi di vincere la gara con quella roba? Ciao. Lei è Sara. Ma non ti chiamavi Natasha? Qual è il tuo sogno nella vita? Non ce l'ho. Mi bastano questi piccoli momenti. Beata te. Adesso mi dici che cazzo c'entri tu con Natasha, eh? Oggi la compro e vengo qui, non mi volete, d'accordo? Mi sono sempre piaciuti gli alberi. Perché sono perfetti. Non sono un cretino, hai capito? Infatti, eh? Lo so. Lascialo, James. Perché? Lascialo, è stato giù. Eh? È stato giù. Sono andato anche a controllare in banca. Non c'è più niente. Ecco perché andava sempre zitto. Ma che cazzo ne sai tu, eh? Che cazzo ne sai? Dove sono i miei soldi? Voi me l'avevate detto che me l'avreste dati. Dei calci in culo, ecco cosa possiamo darti. Niente vostro! Ma pensavo che almeno voi che spacciate ce le aveste. Niente vostro! Risposta per il disco. Dov'è Joe? Non c'è. Perché? Ti ho detto che non c'è. Vanessa! Vanessa! James, non è stata lei. Lo so già, Pamela. Cosa vuole questa?
Julie aveva trovato il cadavere di Viol nel parco del paese, quello dove avevo giocato anche io con Viola quando eravamo bambine. Era morta di overdose. Fu uno shock per tutti. Nessuno fotografò il cadavere di Viola lì per terra. Certamente non Julie. Io nemmeno. Ci pensai, ma poi decisi che mio nonno non l'avrebbe fatto. James e le Boschi litigarono e se ne andarono. Chiusero il pub e il negozio di tatuaggi. Non so bene perché. Ivana, Pamela e Natasha invece rimasero qui. Ivana cominciò a lavorare con Pamela per i matrimoni. Natasha, che ora chiamiamo Sara, le aveva già mollate da tempo. Teneva nascosto in casa un fratello scappato dal suo paese come lei, ma gravemente malato. Perciò aveva deciso di cambiare vita e trovare un lavoro serio. Enzo l'aveva portata da me per cercare lavoro. Il negozio di Chantal e Denise andava a gonfie vele, così anche Sara trovò lavoro lì, con Beatrice, Julie, Vanessa e Martinez. Martinez era riuscito a classificarsi nella gara e continuò una discreta carriera sportiva. Enzo è sempre il solito Enzo. Lavora ancora all'autogrill, non più però nei cessi. Easy T è riuscito a vendere il suo primo rap e va alla grande. Ah, ho chiesto a Julie perché non fotografa mai le persone. Mi ha risposto così. Perché non posso fotografare l'anima. Le ho detto che attraverso il volto si vede l'anima. Ma lei dice che nelle foto non si vede. Chissà se ha ragione. In che cosa è specializzata, signorina? Balli, Alice. Balli. Grazie, Denise. Faccio io. Ecco, signora Balli, qual è il suo... La sua specialità? Le pubbliche relazioni. Cioè? Volete che vi spieghi tutto? Gliel'ho detto chiaro e tondo che la deve smettere, no? Potrei anche denunciarlo per stalking, ti pare? Maria, c'è un assegno. Paga. No, 20.000 euro. Ah, ecco. Una vita intensa, diciamo. E perché vuole lavorare da noi? Ho fatto dei regali. C'è un biglietto. Ma chi te l'ha mandato? Me l'ha regalato una Mercedes. Perciò ora vorrei lavorare qui, se vi va. Te lo avevo detto, in questo posto riserva delle sorprese. Ciao, lo c'è Chiara? Veramente sono venuto per te. Volevo dirti che se non volessi partire io ne sarei felice. Anch'io. Come? Non parti, infatti. Davvero? Sì. Quando ti guardo in una fotografia mi sento vuoto, che mi sale quella nostalgia che ti prende il cuore e te lo strizza, anche se il tuo cuore in fondo è stato più falso di una bugia. Serate al telefono aspettando quella vibrazione, mi manchi da morire, perciò ascolta sta canzone. Io mi tengo stretto a me quella convinzione che non morirò ma con un amore vero, senza una piccola finzione. Mi aggrappo a questa vita nonostante tutto, anche se questo dolore in fondo è più tragico di un lutto. Abbiamo seminato il nostro amore, ne abbiamo raccolto il frutto, ma tu te ne sei andata nonostante tutto. E poi tu non mi hai dato niente, sì forse è l'illusione di un amore vero, ma quello solamente solo te in mente, è più divertente. Lacrime sul viso sotto il sole, ma non sono mai solo a piangere quando fuori piove. Mi chiedo sempre che ho sbagliato, sono stato punito, perché l'amore è soltanto un brutto reato. Ho condiviso con te
tutto il mio mondo. Dagli spaghetti alla polpetta, l'ille vagabondo. Ma quando vidi te in quella circostanza, scoprì che il tuo difetto non è l'egoismo, ma l'ignoranza. Questa situazione, la distanza, mi uccide pian piano. Dimmi tu ti prego quando ne è abbastanza. Quello che c'era era davvero bello, ma è tutto finito. Come l'amore tu dicevi che fosse infinito. Mi aspettavo rose senza spine da te, e invece mi hai saputo dare solo spine. Perché questo tuo amore non vale più niente, perciò ho detto addio al tuo cuore e soprattutto a te per sempre.